Barca Nasara, ovvero Grazie Uomo Bianco, un viaggio straordinario che ha coinvolto la parrocchia San Sisto II di Barbazzano di Pagani in Burkina Faso e che si è trasformato in un libro che verrà presentato giovedì 28 novembre nella stessa chiesa da cui è partito tutto, alla presenza del vescovo della diocesi di Nocera Inferiore Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice. Doveva essere un libro, doveva essere semplicemente il resoconto di un viaggio che in effetti sanciva la realizzazione e la concretizzazione di quello che era stato un sogno, che era poi diventato realtà, che era quello di appunto essere vicini anche concretamente ai nostri amici africani. In effetti il libro è stato ovviamente voluto dalla comunità parrocchiale San Sisto, nella fattispecie da Don Andrea Annunziata, che è stato un po' il promotore non solo del progetto ma anche della stessa iniziativa. Perché? Perché in effetti già da qualche anno la nostra comunità, io faccio parte della comunità parrocchiale San Sisto II, la nostra comunità ha abbracciato un progetto di solidarietà concreta con l'Africa. Infatti in Burkina Faso, proprio il 1° marzo di quest'anno, è stato inaugurato un pozzo in nome e per conto appunto della comunità parrocchiale San Sisto di Pagani, e il viaggio era finalizzato anche a questo, anche a vedere concretamente realizzato non solo il pozzo ma anche a vedere in qualche modo la gioia che si poteva provare nel consentire a tanta gente che aveva diversamente difficoltà notevoli appunto la gioia di vedere concretizzata una cosa attraverso un lavoro concreto.